Voglio sentire intanto cosa replica Tiziana Beghin, anche a quello che abbiamo sentito dire dalla Buongiorno, insomma, le parole che si ripetono in questo momento, al di là di quelle ancora più basse di mercimonio, però compravendita, maggioranze raccogliticce. Ma guardi, io sentire parlare di compravendita da chi si è vantato di aver fatto tante telefonate per far transitare colleghi miei nelle file dei relativi partiti mi sembra abbastanza inutile. Ecco, questo è il gioco che viene fatto dai partiti tradizionali e il paradigma al quale dalla si Lega ispira quando si cerca... Dalla Lega in particolare, che così certo. Poi sentiamo Rixi. Tante telefonate a deputati e senatori 5 Stelle per passare tra le loro file. Questo lo dice lui, non lo saprei, non lo so assolutamente, però è una sua dichiarazione. Detto questo, a me sembra veramente paradossale assistere a questo tipo di giochino, ma non soltanto a me, la dottoressa Ghisleri lo ha confermato, a tutto il paese guarda attonito semplicemente un gioco di palazzo che nulla ha a che vedere con il bene del paese. È chiaro che ci possono essere differenze tra le opinioni delle forze politiche, ma quando ci sono delle priorità paese, quelle sono, non si può scappare, e oggi siamo in un periodo di emergenza dove le priorità sono ben individuate, la strada per arrivare e gli strumenti che ci sono dati per riuscire ad ottenere dei risultati sono ben chiari, si tratta semplicemente di lavorare. Se nel momento in cui abbiamo praticamente tutto pronto, il piano è pronto, i soldi stanno per arrivare, siamo in una buona tendenza, perché come ha già detto anche lei prima, molte falsità vengono reiterate nella speranza di farle diventare vere agli orecchi dei cittadini, ma in realtà in un periodo anche di grandissima difficoltà, problemi del paese che esistono da decenni incominciano a trovare soluzioni. Quando si sta cominciando a lavorare veramente, qualcuno decide di staccare la spina. È un déjà vu, lo abbiamo già visto un anno e mezzo fa e adesso di nuovo. È un po' difficile argomentare e far credere che non sia semplicemente una ricerca di potere. Non ci crede veramente nessuno. Per voi avanti, senza più Renzi, con Conte, anche a costo che non si raggiunga una maggioranza e si torni al voto? Ma guardi, io credo che la maggioranza sia assolutamente indispensabile, ma è una maggioranza sui temi, deve essere una maggioranza sul lavoro. Allora, qui la verità è che si cercano costantemente temi divisivi per creare divisioni, non si cercano invece priorità o convergenze per portare avanti il paese. Questo è quello che blocca da sempre e particolarmente in questo momento il paese. Non di sicuro la volontà e la possibilità di lavorare. Parliamo intorno, Beghin, lei come la vede? Vabbè, voi, per voi davvero, lo ripeto, la porta chiusa a Renzi è chiara, netta, non ci sono assolutamente margini di riconciliazione, ritrattative, neanche dovessero inaspettatamente votare la fiducia oggi a Conte. Ma guardi, io credo che più che essere noi che non vogliamo avere un dialogo, mi sembra abbastanza evidente che è dall'altra parte, dall'interlocutore, che non c'è nessuna intenzione, perché comportarsi in questo modo e dopo due giorni dire no, ma noi saremmo disposti a, insomma, è abbastanza poco credibile. La figura di Renzi, io sono al Parlamento europeo e anche qui voglio dire le reazioni... Come stanno anche i suoi colleghi europei questa crisi? Perché dicevamo il paese ci conferma la Ghisleri, la vive con profondo sgomento, come diceva Conte. All'estero, in Europa, come ci vedono? Ma immediatamente a ridosso della crisi ci sono state reazioni di stupore, di incredulità. È stato definito un po' dappertutto come il Demolition Man, ma non c'è così tanta attenzione, il che non mi sembra un grandissimo segnale, anche perché è un po' come se l'Italia avesse già abituato la platea internazionale ad avere una politica interna così particolare, così incredibile da non suscitare nemmeno più tanta notizia. Per quel che riguarda invece
i miei colleghi più direttamente, la richiesta è quella di maggior stabilità. Siamo in un momento estremamente delicato italiano ed europeo. L'Italia, ricordiamo, è un player importantissimo a livello europeo e quindi è chiaro che la richiesta di stabilità e di sicurezza e di certezze rispetto al futuro sono un qualcosa di imprescindibile a livello anche dei nostri colleghi. Si è un po' in attesa di capire come si muoverà questa volta l'Italia, che ahimè non manca di dare sfoggio delle proprie divisioni interne e di portarle anche sui tavoli europei, quello che ci ha reso estremamente deboli pur essendo una nazione invece con grandissime potenzialità e che si dimentica di essere quello che è. Senta, però mi dica un'altra cosa, poi coinvolgo anche gli altri. Ieri il Premier Conte nel suo discorso ha parlato di patto di legislatura, oltre che di riforma della legge elettorale, ma anche di rafforzamento della squadra, usiamo questo termine, chiamiamolo rimpasto. Voi siete disponibili anche alla rimessa in gioco di caselle importanti del governo, anche di vostri rappresentanti? Ma questa è una partita che si giocherà sui tavoli chiaramente istituzionali, come sì, è giusto che sia. Io personalmente non ho nessuna preclusione a migliorare tutto il migliorabile. Ci indebitiamo per il recovery senza una visione, quindi senza indicare al paese quali sono gli obiettivi. Cosa risponde? Non avete una visione, questo è quanto. Ma guarda, io credo che vengano sempre cercati degli argomenti faziosi e peraltro senza nessuna realtà e senza nessun contesto. La visione di paese ce l'abbiamo bene in mente e ce la dà anche l'Europa, per esempio, sul Recovery Fund, ed è un paese che deve essere più moderno, digitale, ecosostenibile e che deve andare avanti. Io continuo a pensare che siano tutte scuse per portare avanti quelli che sono i propri programmi legittimi delle forze politiche. Il centrodestra vuole andare a governare, Renzi vuole maggior visibilità e vuole portare il suo partito dal 2% a delle percentuali che siano quantomeno garantiste di un posto nelle istituzioni, e queste sono le uniche cose vere. L'interesse dei cittadini in questa cosa non c'è niente.